Bella ragazzi, impegnati costantemente da Digno. Oggi ragazzi, siamo impegnati costantemente. Come avete letto dal titolo, andrò a spiegare il campionato della Crew. In pratica, come quest'anno abbiamo fatto i derby della Crew, quest'anno andremo a fare i campionati della Crew. Cioè vabbè, comunque una Crew Championship. Allora, in questo video andrò a dire la prima giornata. E già è stata difficile perché comunque dopo l'estate riprendono tutte le attività e saremo molto meno cioè molto indisponibili. Quindi prima giornata, per ogni giornata ci saranno due partite, siamo in otto, quindi per ogni giornata due partite. Prima giornata io sono più o meno quasi sempre libero contro Antonio Manfredi, che pure lui è fra quelli più che non può mai, può giusto 2-3 volte alla settimana. A volte solo una. Che si terrà, non è che uscirà il video, ma che si terrà sabato 2 settembre. Dato penso che lui inizia tipo il 30 agosto, l'anno scorso, il 1 settembre ha iniziato gli allenamenti. Quindi non è che dopo uno o due giorni di allenamenti subito la partita il weekend. Dai. Quindi ho scelto proprio sabato 2 e il 9, sabato 9 settembre, qualche giorno prima che inizi la scuola, Saponara contro Mattia, che per me questo è un match proprio uno fra i più belli, perché a volte ha vinto, no, abbiamo fatto solo uno, Mattia contro Saponara, ha vinto Mattia 4-3, però per me Saponara ti ruba, ti mette proprio le gambe in mezzo per rubarti la palla. Per me è proprio lui uno che ci sa fare, quindi per me vincerà Saponara. Sabato 9 settembre noi al campo davanti alla nostra scuola, qui andiamo a Castellevole. E niente, come avete appena visto, vi ho messo l'immagine da Google Earth. E niente, venite là. A volte facciamo anche i campi alla Morara, al parco della Morara. Vi ho messo anche adesso l'immagine da Google Earth. E niente, state vedendo la mia struttura, la schifo proprio. Metto anche il post su Instagram e niente. Seconda giornata ve la annuncerò un po' prima, è verso agosto, dai, che un po' prima che inizi, che si farà almeno il primo match Diego contro Antonio Manfredi. Quindi poi quando avremo tutti finito, anche se c'è uno che ha già vinto il campionato, faremo fine stagione e il pallone d'oro, che però lo faremo diversamente a 4 a 4 e niente, non a 8 come quest'anno, ma a 4 e niente. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere mai nessun video. E arriviamo ai meno ai 400, ai 4, cioè ve lo scrivo pure qua, 400, cioè 400, no, vai giù. 400. Ah, il pallone d'oro è stato fatto per lo speciale 500 iscritti. Ma se noi al pallone d'oro non siamo manco i 400, allora cioè è uno speciale che facciamo, che anticipiamo prima dei 500 iscritti. E non si sa manco se ci arriviamo, però vabbè, noi ci becchiamo al prossimo video. Saluta. Hi. Ah, vabbè. Bella ragazzi.